E proprio le donne in Afghanistan in queste ore vivono in una sorta di limbo tra timore e speranza di non perdere le libertà e i diritti conquistati in questi ultimi 20 anni. La corrispondente Giovanna Botteri. Velo bianco e hijab nera, nel liceo femminile di Herat, da una settimana sotto controllo talebano, si torna in classe. Siamo contente di poter continuare a studiare, speriamo che i talebani non ci blocchino. Una apparente oasi di pace per le ragazze arrivate anche dalle zone rurali, dove non ci sono telecamere a testimoniare la paura e la violenza di questi giorni. La vita riprende normalmente a Kabul, il mercato è affollato come sempre, ma la paura è là, la senti. A fare la spesa tra i banchi di frutta e verdura ci sono solo uomini. Le donne sono chiuse in casa, atterrite dalle voci di brutalità, rapimenti, matrimoni imposti, sparizioni. Bloccate come Zakia, atleta paralimpica, pluripremiata, che l'aereo per Tokyo non lo prenderà mai. Poi ad un incrocio appare all'improvviso Asiba, la reporter della TV afghana Tolo, in diretta, a faccia scoperta. Si collega con lo studio, dove la collega Argant intervista un comandante talebano. Sono poche in realtà le temerarie che si avventurano per le strade. Non abbiamo paura e non siamo disposti a tornare indietro ai tempi bui. Poche, ma incredibilmente forti. Noi donne dovremmo avere le armi e combattere. Forti e straordinariamente coraggiose, anche se le mani e la voce tremano, si stringono l'una all'altra, sfidano i mujahideen armati e innalzano i loro cartelli. Abbiamo diritto al lavoro e alla nostra sicurezza. Le donne sono cambiate, forse lo capiranno anche loro. Così Uma, ricercatrice afghana che ha studiato nel nostro paese, ora lavora in Delhi. Cominciò il Mullah Baradar dopo un ventennio di esilio tra carceri pakistane e poi passaggio a Doha. Sta lavorando un esecutivo che consolidi la loro conquista del potere. Abbiamo espulso gli stranieri ma non useremo vendette con nessuno, dicono i talebani. Intanto una tensione che comunque segnala anche un ritorno alla normalità. Pezzo dell'onore americano messo a dura prova dal ritiro di Kabul. Lo scacchiere internazionale, Mosca giudica positivi i primi segnali. Come donna afghana, non riconoscete l'emirato islamico dei talebani senza condizioni. La PD invoca l'intervento dell'UE. È fondamentale anche che l'Europa sia unita in questo momento. Credita addirittura di un più 5-6%, un ritmo che non si vedeva da 40 anni. La borsa di Milano si è... Poi è proprio il cantautore Franco Spagnolo a invitare tutti alla calma. E ci siamo messi tutti a pulire. In provincia di Bolzano la tracimazione del rio Fleres ha fatto scattare l'evacuazione. Secondo la Coldiretti sono oltre 1200 gli eventi estremi che si sono verificati. Infiammabile e la cordicina serve essenzialmente a lanciarla. Terreni distrutti, inutilizzabili per anni, il lavoro meticoloso dei forestali qui in Aspromonte vengono utilizzati anche i potrebbero rimanere in sperato che non si schiantasse sulla lava. Un modo di raccontare l'ambiente che diventa testimonianza, per esempio quando Van Jason mostra angoli della Patagonia, un iperrealismo che travolge con la bellezza della natura e fa innamorare perdutamente del nostro pianeta. E Pompei stupisce ancora, scoperta una tomba con un corpo mummificato in ottimo stato di conservazione. Il ministro Franceschini, gli scavi, motivo di orgoglio per l'Italia. Emiliano Condò.
Crocevia di lingue, di popoli del Mediterraneo, Pompei, gli ultimi anni prima dell'eruzione del Vesuvio, gli spettacoli erano anche in greco. La prova nell'ultima scoperta di un sito che continua a sorprendere, una tomba recintata con tracce delle antiche decorazioni e un'epigrafe, ma è all'interno il ritrovamento più stupefacente. Uno scheletro parzialmente mummificato, tra i meglio conservati della città, quello di Marcus Venerius Secundio, un ex schiavo. Di lui sappiamo che è morto ad oltre 60 anni e che non aveva mai fatto lavori di fatica, prima custode del Tempio di Venere, poi uno dei responsabili del culto dell'imperatore, ma non mancano le domande senza risposta e i piccoli misteri, a cominciare dalla sua sepoltura. Marcus Venerius si fa inumare mentre... Sperato che non si schiantasse sulla lava. Un modo di raccontare l'ambiente che diventa testimonianza, per esempio quando Van Gieson mostra angoli della Patagonia, un iperrealismo che travolge con la bellezza della natura.